Ciao a tutti, benvenuti a Whip Channel. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, uno dei make-up artist davvero importanti, io sono orgogliosa e felice di averlo con noi, Claudio Noto. Claudio, benvenuto e grazie per la tua disponibilità. Io di solito chiedo delle domande sulla storia, sulla vostra esperienza, quindi volevo capire da te come hai iniziato questa bellissima professione. E ho iniziato perché mi piaceva proprio il mondo della bellezza, mi piaceva donare qualcosa di bello alle donne, che le donne quando si siedono da me devono essere felici e credo che non c'è cosa migliore che rendere felice una donna. E niente, ho iniziato facendo la gavetta, senza nessuna scuola, senza nessun tipo di... Mi aggiornavo vedendo le persone in strada, come si truccavano, come si acconciavano e man mano ho imparato a rendere la donna più bella. Ogni anno che passava ero sempre più, insomma, più richiesto, ecco, diciamo più bravo, se no presunzione. E niente, poi devo dire, io ero dietro un maestro, solo che il mio maestro era molto geloso, mi faceva vedere poco, quando seppe che ero bravo a truccare mi mandò via. Però molti clienti mi hanno seguito, tra cui la prima mia star era Vanna Broso con Marta Marzotto, sempre crescendo di più, e anche i giornali mi richiedevano, i fotografi, e sono 44 anni che devo dire ancora oggi sono richiesto nel mondo sia fotografico sia della moda, dei personaggi, degli clienti e delle donne tutti i giorni, che credo che sia le cose migliori. Claudio, tu hai truccato tantissime donne, hai reso bellissime anche molte persone importanti. Ovviamente non ti chiedo chi è il personaggio televisivo che preferisci truccare, ma qual è il personaggio che avresti voluto truccare, magari anche un personaggio della storia? A me piacciono le donne sensuali, mi piacciono le donne che si sanno portare i loro vestiti, i loro trucchi, insomma, che sanno valorizzare quello che hanno. Ovviamente a me piacciono le donne di 007. Oh, che bello! So che sono tutte molto sempre sensuali, affascinanti, fanno sempre una brutta fine, però la maggior parte, però sono molto, mi piacciono, ecco, le donne, quel tipo di donna lì. È ovvio, le attrici sono belle, tipo Michelle Pfeiffer. Donne del passato, non saprei, beh, ovviamente Cleopatra. Perché no? Perché è una donna affascinante, una donna che sa conquistare un uomo. Io credo che il trucco sia un'arma, è come sapersi vestire, no? Se ti sai proporre con uno sguardo, ovviamente accentuato anche da un buon trucco, penso che è facile conquistare, più facile saper conquistare un uomo e poi il resto viene da solo. Truccare le donne, ogni donna ha un suo trucco che si ripete oppure se cambia una giornata per quella donna cambia anche il trucco? Ci sono donne che sono abituate a vedersi sempre allo stesso modo, però io cerco sempre di dargli un tocco diverso secondo a chi con chi devono incontrarsi. O che tipo di abito, non faccio mai comunque come ti chiedo, c'ho un abito verde, mi trucchi di verde, no. Io guardo molto più il carattere della donna, perché è molto più importante, perché è inutile che io ti trucco da vamp quando poi non sai camminare sui tacchi. Ti trucco, ti faccio un trucco che ti valorizza il tuo sguardo, il tuo sorriso e non ti rendo magari, ti rendo sempre sexy ma non vamp. Claudio, per quanto riguarda invece il trucco della sposa, quali sono i consigli che potresti dare a una futura sposa? Allora, io consiglio sempre a tutte le spose quando mi chiedono dove mettere la crema, io le dico no, la cosa proprio che non si deve proprio fare, perché specialmente in estate, che le spose, la maggior parte si sposano in estate, sudando, avendo una crema magari grassa sotto, esce tutto fuori. Io consiglio sempre
Il trucco deve durare per la sposa, il trucco deve mantenersi anche 24 ore perché il marito il giorno dopo si sveglia e certamente vuole trovare la donna, quella che ha sposato il giorno prima. E una preparazione proprio antecedente al matrimonio, ecco, una bella pulizia del viso è sicuro, perché dobbiamo chiudere i pori, dato che è estate, è meglio chiudere i pori facendo un trattamento al viso. Durante il trucco io consiglio sempre di usare dei fissatori in polvere, mai liquidi o spray, e poi, secondo la mia tecnica, sempre usare meno roba possibile, meno fondotinta possibile, meno prodotto possibile, sia sugli occhi e poi certo, ci sono sposi che mi chiedono il trucco smokey eyes, si può fare questo trucco smokey, ma bisogna saperlo fare. Perché non bisogna fare due macchie nere, ma bisogna saper sfumare un degradé di sfumatura nera. Allora si può ottenere tutto. Quando si sa fare delle cose, si può fare qualsiasi cosa. Anche le pagliette, che io sconsiglio, però si possono anche usare. Se è un trucco divertente, anche perché no. Molte spose decidono durante la loro serata di fare il cambio look. Quali sono elementi fondamentali che sia efficace questo cambio look e soprattutto che non porti via tanto tempo, perché bisogna vivere anche la festa? Allora, a me quando mi chiedono il cambio look, il cambio trucco, mi prende un colpo, perché il mio trucco dura, come ho già detto, 24 ore. Faccio un trucco che è adatto sia prima che dopo, perché io ti metto in risalto, non faccio il trucco da sposina, ma faccio il trucco per la sposa. E quindi il cambio look, sì, forse conviene solo per un guadagno maggiore, perché ovviamente mi tocca star là. E solo per quello, ma se no, per quello che mi riguarda a me, il cambio look non serve a niente, anche perché non serve a nessun ritocco, proprio niente niente. E poi vabbè, se è la sposa che vuole, io vado, non c'è nessun problema. Claudio, dove ti vedi in un futuro prossimo? Allora, io fino a qualche anno fa non mi sarei mai spostato dall'Italia, perché amo questa città, amo questo paese. Ho avuto anche bellissime offerte da Sting, la moglie di Sting mi voleva portare a Londra, e tanti altri miliardari mi voleva portare con sé. Io ho sempre rifiutato. Infatti la fortuna dei miei assistenti e la mia pigrizia nel non spostarsi. Invece oggi come oggi mi sposterei, andrei ovunque, proprio anche in Svezia, anche Polo Nord, perché ho capito che forse non vale la pena più rimanere qua, non lo so, è brutto dirlo, però cercare delle nuove frontiere. Sì, a parte, ecco, mi piacerebbe essere proprio un consigliere d'immagine per le grandi aziende. Fare, ecco, meno il truccatore per le persone e più darmi a una ditta, una grossa azienda, non ne so, e dare nuove proposte, dare un consiglio a queste aziende per il trucco. In questa bellissima sede a Via Valadier 20, tu hai avviato anche un nuovo progetto. Ci puoi parlare della tua Academy? Cosa succede? In questo momento ho aperto questo centro dove c'è anche un'accademia e qui ho la possibilità di insegnare a molti più persone, molti più alunni. Io li chiamo i miei discepoli, che poi potranno realizzare i loro sogni. Non sono un bravo maestro, perché non riesco a esprimermi con le parole. Infatti la mia tecnica di insegnamento è totalmente diversa dalle tecniche che si usano oggi come oggi, perché faccio molta molta pratica, faccio fare che con la pratica secondo me imparano di più, come io ho imparato facendo molta pratica senza avere studiato sui libri i colori, il cambio, perché credo che il lavoro manuale sia di pratica. La tua professionalità, la tua sensibilità traspare, quindi non ha bisogno di tantissime parole. E questo trucco che hai regalato a me, questa trasformazione, io ti sono davvero molto grata e ti faccio in bocca al lupo per la tua nuova sede, per la tua Academy e per tutte le altre cose che vorrai realizzare. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie a tutti. Grazie.
Ciao.